cioè, qualsiasi persona può fare un esperimento interessantissimo, che non costa niente, cioè, si chiama televisione, ok? Per cui può fare una cosa, cioè, o può togliere l'audio, cioè, se tu togli l'audio alla televisione ti rendi conto che è come la lavatrice, cioè, non c'è nessuna differenza, cioè, che è un mezzo che è assolutamente sopravvalutato. Secondo esperimento, tu puoi togliere invece il video ed ascoltare solo quello che dicono. Lo puoi usare come radio. Ecco, se lo usi come radio, la televisione capisci che dicono solo una marea di cazzate. Cioè, è difficile trovare un discorso intelligente. Solo che l'interazione tra la televisione e l'ascolto, tra la visione e l'ascolto che rende il mezzo diabolico. Cioè, diabolico perché comunque influisce sulle coscienze. Sai, per esempio, Jean Baudrillard, che è uno dei più grandi sociologi al mondo, diceva che stiamo combattendo una guerra invisibile, dove non si colonizzano più i territori, ma si colonizzano le coscienze. Cioè, gli Stati Uniti non invadono più la Germania, ma mettono sul mercato, che ne so, il nuovo canale della CNN che ti imposta, tipo i colossal americani della cinematografia, che stanno ammazzando l'arte del cinema, cioè con effetti speciali. Quella comunque è una guerra invisibile, come la chiama, guerra non ortodossa, cioè ti impongono dei modelli attraverso un mezzo a cui è difficilissimo dire di no, perché io, spenta la conversazione con te, vado a vedermi Barbara D'Urso, cioè capisci il concetto? Perché comunque attrae tutti, cioè comunque quell'intrattenimento attrae tutto. Il problema è che dopo Barbara D'Urso c'è il TG5. Il TG5 inizia con la guerra in Iraq, 50.000 morti, strage in Pakistan, 20.000, assassinata la vicina di casa, trovata sgozzata con l'embrione del bambino in bocca. Esce il nuovo film di Tom Cruise, arriva il Gabibbo, viva lo sport, la Juve ha vinto, mascalzoni, Maradona non paga. Buongiorno, buona serata e buona continuazione. Uno, come minimo, con tutti i morti elencati, gli ammazzati, gli incidenti, i violentati, non dovrebbe dormire per 4 giorni. Scusa. Non ce ne frega un cazzo, cambiamo, c'è la pubblicità, questa notizia, lei abbiamo concluso. Invece, cioè, è una sorta di ginnastica esistenziale. Cioè, noi continuiamo a essere invasi di informazioni, una che non c'entra un cazzo con l'altra. Se prendi per esempio Studio Aperto, è uno, ma senza andare nel trash, ma qualsiasi telegiornale, già il fatto di essere telegiornale è un'idiozia. Cioè, perché non puoi raccogliere in mezz'ora 100 milioni di morti, il cane azzoppato dal padrone che però è andato con la pecora, Carmen Russo che partorisce in diretta, il feto trovato nel cassonetto, la Puelca che si è tolto le mutande per strada, il politico che si è dimesso e Berlusconi che ha vinto. Perché metti tutto sullo stesso piano, capisci? Chiarissimo, Poi c'è chiarissimo. prodotto il finale, buonasera e buona continuazione. Cioè, sei un cretino, cioè, siamo cretini, noi che lo guardiamo. Buona continuazione, un cazzo. Cioè, dove... Insonne per, non so, per 14 anni. Cioè. Prego, non so. Ho piacere farti ridere, però purtroppo è un dramma. Cioè.